È stato un grande Dio per noi. Un re. Una leggenda. Era come noi, era semplice. Era il riscatto, era l'orgoglio di avere Maradona. Era Napoli. Per me era papà. Mio padre lascia due cose belle. La prima è la totale convinzione in tutti, anche in un bambino, che un altro così non nascerà mai più. E secondo, la grande speranza di poter emergere anche dal basso, perché lui veramente lo ha fatto dal basso. In sostanza per me era papà, era anche Maradona ovviamente, chi sono tifoso non amo, figurati, a volte lo guardavo e dicevo... Chissà chi l'ha tirata punizione contro la Juve. Mi venivano davanti in mente, sai, certe cose belle, però non è stata una cosa semplice. Lui da quando aveva 16 anni non si è potuto andare a bere un caffè tranquillo, non l'ha mai potuto fare. Secondo me non è stato bello per lui essere Maradona, nel senso che lui non ha avuto la libertà che avrebbe desiderato, però... Era il prezzo da pagare, immagino. Per me è stato sempre uguale, nel senso che io sono nato con questo cognome. A volte me ne dimentico, me lo ricordano le persone. A me non è mai stato un grosso problema. L'ho sempre vissuta con estrema normalità, perché per me è normalità. Io l'ultima volta che ci ho parlato è stato il giorno dopo l'operazione, 20 giorni prima della morte più o meno, e lui stava bene. Cioè io ci parlai, rideva, scherzava, era ovviamente un po' stonato, però è normale, no? Il giorno prima aveva avuto un intervento alla testa, quindi mi sembra una cosa abbastanza normale. Poi dopo io mi sono ammalato di Covid e lui purtroppo è finito mentre io ero ricoverato. Noi, per quanto potevamo essere d'accordo o non d'accordo, noi non siamo medici, quindi le scelte mediche non le abbiamo mai prese noi. E infatti adesso, oggi c'è una magistratura che sta indagando su questo. Abbiamo già trovato tante firme false di papà su tante cartelle cliniche e questo per esempio è una cosa sulla quale c'è un'indagine. Però, ripeto, noi siamo parte lesa in un processo, quindi io non è che mi posso sostituire. Ho un'idea che curato bene non sarebbe morto, questo è poco ma sicuro. Le responsabilità poi di chi sono le vedrà la magistratura, però curato bene non sarebbe morto, questo è poco ma sicuro. È normale che noi dei nostri genitori siamo sempre un po' gelosi, no? Io sono geloso pure di mia mamma, dei miei nonni, sono geloso. E lo ero anche di papà, ovviamente. Però mi fa piacere condividerlo con gli altri, perché nel momento del dolore il grande amore della gente mi ha aiutato tanto, perché vedere così tanto affetto ti riempie un po' il cuore, no? Ti riempie d'orgoglio, perché alla fine poi quello era papà. Sicuramente l'affetto della gente mi ha dato una grande mano. Sono un ragazzo che vado all'allora San Paolo e al Maradona da quando avevo 4 anni, mano in mano con mio nonno. E il fatto che qualche assurdo giornalaio abbia scritto che io volevo fare causa al Napoli e mi ha fatto impazzire. Non farei mai una cosa del genere io. Io sono tifoso del Napoli. Io vado allo stadio e pago il biglietto regolarmente. Quello che mi dà fastidio è che l'immagine di mio padre è stata venduta da una persona che non ha l'autorizzazione per farlo. È stato un amico di papà, leale. Io non metto in dubbio l'amicizia. Questa persona non c'entra più niente con mio padre. Noi abbiamo fatto causa in Argentina. Se io ti devo dire che davanti a me ho visto mai qualcosa di strano, grave, ti parlo,
Mai. Per esempio è uscita la storia che lui fumava marijuana. Davanti a me mai. Io non ho mai visto una cosa del genere. Eppure ci sono stato un sacco di volte con lui. Però è uscito dalle indagini che era vero. Probabilmente dopo, quando io me ne sono andato, è iniziato questa abitudine. Però, per esempio, davanti a me di cose gravi non ne ho mai viste. Qualche schifezza sì, l'ho vista. E gliel'ho anche detto a lui. Però non decidevo io. Io ho sempre avuto un rapporto con lui molto diretto. Però io quando stavo da solo con lui, io non amavo parlare davanti agli altri. Nel senso, io a volte vedevo, lasciavo passare. Poi glielo dicevo. Ho sempre cercato di fargli notare le cose. Però no, vabbè, lui non era una persona facile. Non è che gli dicevi una cosa e lui... Ah, ok, vabbè, no. Qualche volta rispondeva a tono, qualche volta magari lasciava passare. Dipende dal momento. Però, diciamo, con me mai alterato, mai... Sempre tranquillo. Quando non voleva farsi dire una cosa, diceva, va bene, ok. Cioè, mi faceva capire che voleva chiudere il discorso. Papà era un uomo che non aveva una gestione delle proprie relazioni normale, fra virgolette. Noi passavano, per esempio, giorni e giorni che lui non rispondeva al telefono, ma a nessuno. E poi, magari, in una settimana ti chiamava 3 volte. Lui era uno imprevedibile, anche nelle relazioni. Io spero che i miei figli facciano altro, perché non voglio che subiscano ciò che ho subito io sui campi. Ti faccio un esempio. Domenica abbiamo giocato contro la Puteolana. È finita 0-0, poche emozioni, brutta partita. Ho salutato tutti, sono andato a salutare i loro giocatori fino a lì sotto. E i tifosi loro mi insultavano. Dall'altra parte c'era un ragazzo che ha giocato con me, io lo conoscevo. Ho detto, ma io che c'entro? E lui mi ha detto, tu c'entri sempre. Mi ha fatto capire che alla fine io posso comportarmi bene o male. Alla fine mi insultano stesso. È brutto, no? Io non voglio questo per i miei figli. Io mi auguro che i miei figli siano felici e convinti delle proprie scelte come lo sono stato io. Io ho sempre voluto giocare a calcio, essere nel calcio. Però non so se augurargli di stare in questo mondo a mio figlio, perché io un po' di passione l'ho persa. Passione per il sistema, non per lo sport. L'amore per il calcio è un amore grande che io ho sempre avuto. Poi è normale che la sua influenza è stata importante, perché era bello parlare di calcio con lui. Lui ha vissuto un calcio che gli ha dato risultati, ma perché ci stava lui? Cioè, non so se rendo l'idea. Mi sarebbe piaciuto essere parte del suo staff per viverlo quotidianamente, per fare esperienza. Io con mio padre sono stato bene, mi sono divertito, ho passato bei momenti. Oh, prima amore, oh, prima aiuto, ma sarai per me.